Buongiorno a tutti, ben ritrovati e bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è martedì 20 novembre, è martedì e quindi si parla di periferie e focus periferie. Lo facciamo in compagnia di Walter Cherubini. Buongiorno Walter. Buongiorno, ben ritrovati. Che ci ha portato un nuovo ospite? Chi ci ha portato oggi? Allora, per la 60ª puntata di Focus Auguri Periferie, Walter, allora, per il nostro santesimo. è stata un'iniziativa partita l'anno scorso e mano a mano ha consolidato la presentazione e la partecipazione di decine di realtà che operano sul territorio. Come abbiamo detto nelle scorse puntate, in vista degli Ambrogini del 7 di dicembre, abbiamo invitato tutta una serie di persone e di realtà associative a cui è stato riconosciuto l'Ambrogino dal Comune di Milano. E oggi abbiamo Salvatore Crapanzano, che è il presidente del Comitato di Quartiere Valsesia e anche il presidente del Coordinamento Comitati Milanesi. Wow. Quindi diciamo questa 60ª puntata, abbiamo una persona che sicuramente ha uno sguardo significativo sulla città e anche piuttosto ampio. Ambrogino d'Oro appunto per il Comitato Valsesia Comitato di Quartiere Valsesia, 2009. circa una decina di anni fa, abbiamo visto, circa 2009, giù di lì. Oh, benvenuto allora Salvatore, grazie di essere qui con noi. Buongiorno. Presidente del coordinamento Comitati Milanesi, vuol dire che Milano ha così tanti comitati da dover essere coordinati, giusto? Beh, il motivo è un altro. A Milano sono nati tantissimi comitati, specialmente 20-25 anni fa. Alcuni sono vivi ancora da allora e siccome i comitati nascevano per i motivi più vari e nascevano con tanti problemi da affrontare e da risolvere, ma con poche capacità anche di interlocuzione, poche conoscenze, poche modalità di rapportarsi, con le istituzioni, il coordinamento, è nato non per coordinare, come dice la parola, ma per servire, se vogliamo usare una parola più semplice, per servire questi comitati e aiutarli a crescere e a ottenere risultati, con due accordi, perché chiunque non può essere accettato dal comitato se non diciamo, ne utilizza le logiche di base, che sono, primo, quello di lavorare insieme con le istituzioni, cioè ovviamente il conflitto è insito sulle cose, ma non l'atteggiamento che non deve essere assolutamente in modo preordinato e molte volte secondo il tipo di colore dell'amministrazione di un atteggiamento o dell'altro. Quindi le amministrazioni vengono scelte dai cittadini, ci si trova il meglio e il peggio secondo i momenti. E ci si deve lavorare il più possibile insieme. Il secondo è che i problemi vanno risolti e non spostati da un posto all'altro. E quindi Interessante i questo. comitati hanno tra loro concordato che non accettavano di fatto poi una soluzione di un problema, vedendo poi che questo problema non veniva affrontato seriamente, ma veniva spostato. Mi ricadevo magari appunto su altri comitati o su altre zone che poi appunto avrebbero ritrovato Esatto. quel problema. Beh, mi sembrano due punti davvero interessanti. Il primo molto difficile, devo dire, perché insomma a volte immagino che insomma collaborare con le istituzioni a volte venga complicato farlo, a volte quando uno arriva mai con problematiche che da anni si portano dietro, viene più facile pestare i piedi, pestare i pugni, ma poi dice, giustamente dice, ok, poi però bisogna lavorarci, quindi meglio invece lavorare anche se con le difficoltà insieme alle istituzioni. Quindi questo è molto, molto interessante. Bello anche l'idea appunto di non far ricadere alcune decisioni su altre zone, quindi non spostare il problema ma risolverlo, dà l'idea proprio di un vero e proprio coordinamento, appunto come diceva, di servire a tutta quanta la città a questo punto. Quanti comitati ci sono all'interno del coordinamento? Ce ne Più o meno, sono se lo sappiamo. un po' più di 40 Ah. e in questo momento è la maggioranza perché i comitati a Milano sono stati, hanno raggiunto anche quasi un centinaio in certi momenti, adesso ne sono vivi molti di meno. Facciamo un esempio, Salvatore. Che tipo di comitati stiamo parlando? Che comitati Beh, i sono? comitati sono tra di loro molto diversi, specialmente
vedendoli nella loro, non nel momento della nascita, ma per come sono poi cambiati nell'arco degli anni. Alcuni sono comitati che hanno affrontato un argomento specifico, faccio l'esempio il rumore del tram in un incrocio. Allora questi sono comitati che o hanno risolto il problema e quindi hanno chiuso, oppure non l'hanno risolto e disperati no, hanno chiuso lo stesso. Quindi questi sono Hanno comitati, abbandonato. sono comitati che non sopravvivono. I comitati che sopravvivono, alcuni molto storici e molto interessanti anche sul loro modo di lavorare, sono comitati tipo quello della Comasina, dove in realtà non si interessano di un argomento specifico. Ma si interessano gli argomenti del territorio e quindi può essere la scuola, può essere il traffico, può essere i parcheggi che mancano, può essere il fatto che arrivano tanti stranieri che non sanno come utilizzare molte volte diciamo le nostre regole e che quindi vanno in qualche modo informati. Poi dipende se vogliono o meno seguire, ma l'informazione. E la scuola in particolare, quindi sono argomenti totalmente diversificati, ma che uniscono poi perché si capisce che le questioni non sono affrontabili una per una, devono essere affrontate rispetto ad una comunità che deve crescere e che molte volte ha i suoi problemi anche proprio culturali e poi i problemi che vanno seriamente affrontati e quindi in collaborazione. Diceva appunto alcuni comitati storici, quello Comasina diceva uno dei più vecchi comitati che ci sono dentro. Stiamo parlando quindi di quanti anni fa questi comitati nascevano in circa Beh, nel. alcuni hanno anche 30 anni, quindi ci sono situazioni, ma poi c'è anche Quartogiaro, ma ce ne sono tanti, quindi c'è Figino, quindi Pericotto parlando. immagino invece che appunto per tanti storici che ce ne sono tanti che nascono anche invece in questo periodo, no? Sì, in questo periodo nascono specialmente su argomenti caldi del momento. Uno, per esempio, è quello diciamo dei camper, dico io, che poi dopo ci sono etnie diverse che possono essere i Rom, possono essere i Sinti, possono Senti. essere i Ecco, quando camminanti, appunto eccetera. parlava di problemi che non vengano risolti spostati, ho pensato proprio a quello, ad Perfetto, esempio. questo è il problema migliore per capirsi. Perché è molto facile, adesso in questo caso è una situazione un po' più complessa, ma quando c'è un campo, per esempio, lo spostare il campo diventa. Il problema oggi è più complicato perché alcuni campi, specialmente abusivi, vengono giustamente anche chiusi, ma quelli che c'erano dentro si sparpagliano. E quindi il problema se ne risolve uno e se ne aprono 10. Ricordo questo discorso era arrivato anche dal Comitato San Siro, ricordo che aveva portato attenzione a questo, dicendo proprio attenzione, perché risolvendo un problema a volte si fa finta di risolvere e poi ci sono ripercussioni. Parlavano ad esempio di tantissimi appunto camminanti, Rom e Sinti che sono finiti nella zona San Siro poi ad alimentare anche poi il racket delle occupazioni abusive. Quindi insomma sono problemi appunto che vanno cercati di risolvere in toto e non spostando, chiudendo una strada, un parcheggio, una via che poi appunto ci si sposta all'angolo successivo. San Siro è un altro dei comitati di quartiere che fanno parte del coordinamento, anche questo storico con problemi specifici molto gravi. Lamborghini l'ho preso appunto Salvatore per invece il No, comitato non l'ho preso Valsesia. io, l'ha preso il Il comitato del comitato, sì, quartiere, vero. ok. Lei come rappresentante, Sì. giustamente, beh, giusto, giusta osservazione. Per il comitato Valsesia. Che Esatto. cosa è il comitato Valsesia e cosa ha fatto per meritarsi anche Lamborghini a questo punto? Ma dunque, avendo contribuito a fare Ricordiamo una. anche dov'è e come funziona, perché Allora, ci vedono anche da Trezzo d'Adda, quindi insomma non so se sanno bene dove sì, sia Valsesia. il comitato di quartiere Valsesia è un quartiere molto piccolo, si trova tra Baggio e Bisceglie della stazione metropolitana 1, è un quartiere di 1.500 abitanti, è un quartiere il cui comitato è nato. Perché i problemi non ce n'erano, quindi questa è stata una mia personale scommessa, in parte riuscita, in parte no. Poi
perché l'idea era che la gente doveva conoscersi e collaborare non solo per affrontare problemi che in qualche modo il territorio e le amministrazioni del momento le regalavano, tra virgolette, ma invece costruire comunità. In parte è riuscita, in parte no, però quando l'amministrazione del momento ha portato dei problemi seri, ci siamo trovati, devo dire, tutte le volte a vincere, tra virgolette, questo con un grosso risultato. Cioè, mi sembra abbastanza interessante. Voglio prendere un po' il logo anche del comitato di quartiere Valsesia, perché è una chiocciolina con la lumachina, con la testa di una persona che esce e sotto c'è scritto "Esci dal tuo guscio". Quindi un quartiere nuovo di pacca, l'idea di facciamo un po' di socialità e quindi quello di mettere in piedi un comitato di quartiere che potesse anche così fare da momento di incontro e di collaborazione. Poi questo incontro e collaborazione, appunto, come diceva Salvatore, è diventato un'organizzazione che era già pronta ad affrontare problemi. Diceva, correva l'anno, diceva? Il Dunque il comitato, comitato Valsesia, sì. beh, diciamo che sono ormai quasi 20 anni. Quasi 20 anni. È interessante vedere come un comitato appunto nasce dal punto di vista della socialità e tutto, quando le social street, ad esempio, non sapevano neanche cosa fossero. No, Quando si parlava di certo. tutt'altro, no? Quando i comitati nascevano per l'inceneritore o per altri motivi. Quindi molto interessante anche questo, infatti, No, infatti ci Walter. sono appunto alcuni comitati che hanno tenuto, che sono quelli che sono nati proprio nella logica, io mi voglio interessare del mio quartiere, c'è cioè magari qualcosa e quindi mi strutturo. Oppure ci sono i comitati che nascono comitati di scopo, ho tra virgolette il tombino rotto e quindi quando è aggiustato il tombino è risolto il problema. I comitati di quartiere, poi ce ne sono altri invece che si sono evoluti. Ho in mente per esempio il comitato Abruzzi Piccinni, che è nato con una situazione di degrado, prostituzione e che oggi ha maturato tutta una capacità di affronto sul decoro urbano e quindi la pulizia dei muri, diventando anche dei professionisti, no? Cioè hanno acquisito i comitati. O almeno alcuni comitati storici, una professionalità e una permanenza sul terreno, per cui c'è da dire che cambiano i vertici istituzionali, le persone che rappresentano le istituzioni, dal prefetto al questore, il sindaco e quant'altro, però invece rimangono una serie di comitati che conoscono la città e quindi esattamente possono dare quella la capacità di lettura e di risposta, diciamo pure proprio permanente, per cui non c'è tutte le volte da rifare, da imparare, ma allora dove siamo? Io penso a un questore che venga da un'altra città che deve prendere un pochettino mano, avere un rapporto con tutta una serie di comitati che invece la sanno lunga sulla città Oppure sicuramente facilita. che sia fantascienza questa, no? No, no, Non non lo è, so. non è fantascienza. No, bene. Torno su. Avete già conosciuto il nuovo Il prefetto? nuovo no, ma Ah, penso che tra ok. pochissimo. Dunque, noi abbiamo un ottimo rapporto con le forze dell'ordine in generale, Ottimo. perché riteniamo, e su questo il coordinamento in particolare ha fatto molto per far evolvere il concetto di sicurezza, perché la sicurezza è sempre un compito costituzione dello Stato. Però la sicurezza poi è diventata una sicurezza che ha allargato il problema agli enti locali, perché giustamente dove manca la luce, dove ci sono le panchine rotte, dove è tutto sporco, eccetera, la sicurezza è minore. Però quello che adesso sta diventando un dato di fatto, ma tanti anni non lo era, era quella della sicurezza partecipata, cioè in un modo corretto, non facile, in un modo corretto far partecipare i cittadini. Ovviamente non parliamo di ronde, ma parliamo che il cittadino non richiede risposte, ma aiuta ad ottenere le risposte che gli sono indispensabili. Questo ha funzionato, evidentemente, perché appunto se Questo ha anche. funzionato anche perché ha creato una modalità diversa da parte delle forze dell'ordine che dicevano tanti anni fa, ci pensiamo noi, il problema è nostro. Adesso invece sanno che c'è assolutamente bisogno,
Ci sono delle scuole di polizia a Roma che sono sulla sicurezza partecipata, Ah. mentre anni fa questa era una bestemmia. Bene, qualcosa, grazie ai semplici cittadini si riesce poi a migliorare. Dicevamo appunto però, queste puntate che stiamo facendo perché vogliamo far conoscere appunto alcuni dei Lamborghini che ci sono stati in questa città, ma soprattutto chiederci, una volta vinto questo Lamborghino, come la città può sfruttare al meglio, nel senso buono della parola, dello sfruttamento, queste capacità, queste eccellenze? E un po' noi insomma abbiamo visto che forse si potrebbe fare di meglio, no? L'esempio che citava Salvatore direi che è emblematico da questo punto di vista, perché uno dice: bene, abbiamo delle professionalità, perché chiamiamole pure così, no? Professionalità che sono volontarie, ma sono ugualmente professionali, Professionale. nel senso che quando noi parliamo di volontariato non è che parliamo di ma non sappiamo bene che cosa fare, c'è gente che ha tempo da perdere e allora fa qualcosa. No, è strutturato, è documentato, allora questa è una ricchezza. Sugli Ambrogini, al di là di tutte le polemiche che vengono fatte anche in quest'anno, si parla di mercato delle vacche e di tutte queste cose, però alla fine, se noi andiamo a vederli questi Ambrogini che nel corso degli anni dall'istituzione ne sono stati riconosciuti più di 5.000. Se pensiamo agli ultimi 10 anni, all'ultimo decennio, ne sono stati riconosciuti circa 500. E ci sono centri culturali, ci sono cooperative di edilizia che gestiscono migliaia di appartamenti a Milano, ci sono tante realtà poliedriche proprio. Allora, come nel caso della sicurezza, si è capito che la sicurezza non è solamente dei delegati delle forze dell'ordine, ma c'è una sicurezza partecipata e così c'è la possibilità di utilizzare tutte queste ricchezze. Noi diciamo gli Ambrogini, poi ci sono tante altre associazioni e quant'altro, però diciamo gli Ambrogini perché sono riconosciuti dall'amministrazione comunale che li pone all'attenzione pubblica e anche alla stima pubblica. Allora, se questi sono importanti e rimangono nel tempo, mi riferisco soprattutto alle realtà associative, queste operano sul campo, sono una modalità di servizio che può essere presa a riferimento dai municipi, dal consiglio comunale e dagli assessorati. Quando io vado a fare una politica della casa, posso interloquire con chi fa gestione della casa da decenni e quindi ha imparato come si fa, che cosa da. Dalle manutenzioni a come si fa socialità nei quartieri. Nel momento in cui, per esempio, noi abbiamo la situazione dei quartieri popolari che è un problema, no? Il minimo che bisognerebbe fare chi fa gestione delle case popolari sul territorio dovrebbe sentire esattamente questi comitati, o meglio, queste cooperative che da decenni gestiscono l'abitare, ma normalmente non viene Ecco, fatto. è invece sintomatico il caso, ad esempio, poi dei comitati, dove invece per fortuna questo, come diceva appunto Salvatore, viene fatto per fortuna allora. Sì, io prenderei lo stesso discorso da un altro punto di vista. Oh, bene, bene. Il coordinamento Comitati Milanesi, poco più di 20 anni fa, ha inventato il premio Panettone d'Oro. Ed è un premio che io colgo l'occasione di utilizzare in questo momento per informare Sì. che chiunque abita o vive nei 134 comuni della città metropolitana può andare sul sito www.panettonedoro.it, c'è un modulo e segnala una persona o un'associazione e segnala la motivazione per la quale vorrebbe dare questo premio. Noi fino alla fine di dicembre raccogliamo queste segnalazioni. Il premio verrà dato all'inizio, come quest'anno saremo al 20° anno, verrà dato all'inizio di febbraio. A San Biagio, giusto? Sì, Di solito, diciamo si sempre usa in in concomitanza con San Biagio, concomitanza, che è quello, siamo il sempre panettone, vicino a San febbraio, Biagio, ma dipende interessante. dalla Beh, disponibilità ovvio, del teatro immagino. e della giornata in quel Immagino. momento. Come funziona? Quante segnalazioni ricevete all'incirca, così Beh, giusto diciamo sono per... diverse centinaia di segnalazioni,
E poi cosa si mette a fare? Indagini? Beh, certo, è ovvio, questa è la parte più difficile, perché andare a... Poi chissà quante cose sconoscete anche voi a quel punto. Allora, per questo volevo non fare il raffronto con il Lambrogino, perché prima di tutto noi non abbiamo nessun tipo di confronto dicendo... allora, premetto un'altra cosa così è più chiaro. Il coordinamento dei movimenti milanesi inventa il premio, ma poco a poco ha aggregato altre forze. Ha aggregato Lega Ambiente, i City Angels, Amici di Milano, Assio Edilizia, dunque chi c'è ancora? AMSA, e quindi e CSV, che quindi una società che si interessa essenzialmente di volontariato, che compie 20 anni anche lei quest'anno, esatto, benissimo. E quindi pian piano abbiamo allargato la platea di quelli che hanno visto in questo premio un significato particolare, cioè noi andiamo a individuare il più possibile persone che sono sconosciute. Anzi, qualcuno ci capita nell'arco degli anni che dice: no, io non voglio ricevere il premio perché non voglio essere segnalato e reso visibile, e continua nella sua attività. Anche qui ci sono persone che si impegnano nei campi più vari, e per questo si chiama la virtù civica, si impegnano a dare una mano e far vivere un territorio. Questo è un territorio non tipico dell'Italia, questo è un territorio ricchissimo di capacità, di impegno, di associazioni, quindi qui è una miniera a cielo aperto. Il difficile, tornando al discorso che diceva Walter prima, è fare in modo di far capire ai politici del momento che c'è gente che è disposta a dare una mano senza chiedere niente. Questa è la cosa più difficile, perché c'è sempre il meccanismo che cosa ci sta dietro, e quando dietro non ci sta niente, e poi ovviamente i problemi sono tanti. E siccome, e qui aggiungo un altro degli elementi che mi sembra essenziale, siccome non c'è, proprio per ragioni oggettive, nessun problema affrontabile, risolvibile da un ente specifico, una persona specifica, la collaborazione tra istituzioni, così come tra cittadini, deve essere considerata assolutamente indispensabile e nel modo migliore utilizzata. Ecco Walter, so che questo tema appunto degli Lambrogini, comunque delle benemerenze della città e di cosa farne poi di queste eccellenze, è un tema molto caro Consulta Periferia Milano, giusto? Ma innanzitutto perché tra i promotori di Consulta Periferia Milano abbiamo numerosi Lambrogini, tra cui per esempio anche il Comitato di Quartiere Valsesia. E quindi ci siamo posti questa domanda proprio sul tema della progettazione partecipata. Perché molto spesso si richiama alla partecipazione, però la partecipazione rischia di rimanere una cosa formale o anche del momento. Invece c'è la necessità, come evidenziavamo prima, siccome poi i problemi non è che si risolvono, la tipologia delle problematiche rimane sempre. Si ha la capacità di affrontarla, ma non è che risolto una volta abbiamo risolto tutto quanto. E quindi avere una struttura, un'organizzazione che possa sempre presidiare i problemi diventa fondamentale. Per quello abbiamo detto anche: ma perché non dare una risposta strutturale a questa esigenza di partecipazione? Da una parte perché chi si muove, chi fa cose, partecipa, e quindi ha un'esigenza anche di essere non riconosciuto, ma di avere un'interlocuzione, perché non lo fa così tanto perché non ha tempo perché ha tempo da perdere, non ha nient'altro da fare. In secondo luogo, l'amministrazione comunale molto spesso invita alla partecipazione, ma la partecipazione è uno slogan, oppure se è vera si dà una struttura. E allora una partecipazione vuol dire che faccio un esempio banale, ma poi può essere cambiato, ma tanto per dare la logica. Se io faccio le politiche culturali di una città, le politiche teatrali, sento coloro che fanno teatro. Noi abbiamo in città 109 teatri amatoriali e professionali, dove continuiamo ad avere sempre una serie di problemi, soprattutto quando si è nel momento un po' del bisogno, perché quando le cose funzionano va bene, funzionano, ma quando un teatro ha delle necessità, a chi si rivolge?
Ecco, Ecco, stiamo avendo una conversazione, infatti, che proprio di questo tema ne parlerete questa sera, giusto? sugli Ambrogini abbiamo l'ottava puntata del percorso a scuola di periferie che è arrivato alla 26esima lezione con i prossimi tre appuntamenti, tra cui quello di questa sera alle 18 al negozio civico Chiama Milano di via Laghetto 2, dove il tema sarà proprio Ambrogini d'oro, una benemerenza e poi. Dove tra gli altri interverrà l'assessore Interessante. Lorenzo Liparini, assessore appunto alla La partecipazione e partecipazione. cittadinanza attiva. Il Comune di Milano ha strutturato un assessorato apposito. Allora, crediamo sia proprio l'occasione. Noi partiamo dagli Ambrogini naturalmente per questo motivo, perché sono riconosciuti dall'amministrazione, ma tutto questo tipo di realtà entra in un percorso proprio osmotico. Ecco, proprio in questo periodo, anzi domenica è stata la seconda puntata della presentazione del piano quartieri, rientra anch'esso in una logica di partecipazione, o meglio comunque di informazione cittadina. Cosa ne pensi, Salvatore? È stato, so che ha Sì, fatto, è andato a vedere. sono stato sia al Municipio 7 due domeniche fa, sia al Municipio 6 Quest'ultimo. questa domenica. L'iniziativa la vedo molto positiva perché è un momento in cui l'amministrazione informa di quello che sta facendo e questa è una carenza tipica delle amministrazioni. Le amministrazioni fanno molte volte tante cose, anche sbagliate, ma comunque fanno anche tante cose, ma le si sa in modo molto parziale, molto in ritardo e molto in modo scoordinato. E quindi questo è un elemento positivo. Oltretutto non è un momento in cui si dice abbiamo fatto, ma si dice anche stiamo facendo e so che una cosa analoga poi verrà ripetuta nei primi mesi del prossimo anno, utilizzando anche le indicazioni che numerosissime sono arrivate nei vari municipi. Questo è un elemento molto positivo. Un altro interessante è il contatto che c'è stato tra la gente e gli assessori e i funzionari. Questo Uffici anche, infatti quello è stato molto è un interessante. elemento molto 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 positivo. Qual è il pericolo? Perché tutte le volte che c'è partecipazione c'è anche una maggiore aspettativa che viene attivata e il pericolo è di non poter rispondere alle aspettative, oppure di fare un coinvolgimento che è soltanto momentaneo e di facciata, mentre, come dicevo prima, il coinvolgimento non di tutti e sempre, perché c'è gente che non vuole partecipare, non è obbligatorio partecipare. Ci sono anche delle persone che partecipano da professionisti. Cioè sono i professionisti della partecipazione Ah sì. e questo ha un altro lato estremamente negativo. Bisogna che la partecipazione faccia crescere sia l'amministrazione sia a maggior ragione i cittadini che molte volte non sanno nemmeno che cosa vuol dire e che come si attua la partecipazione. Partecipazione vuol dire prima di tutto capire la complessità dei problemi, perché i problemi non sono mai semplicissimi. Capire, dare una mano e lasciare sempre all'amministrazione l'ultimo atto che è quello decisionale, cioè non può decidere il cittadino, anche perché i cittadini la pensano anche molte volte in modo molto diverso tra di loro, ma ognuno ha una conoscenza e una capacità di ragionamento che va sviluppata e questo è il tema di una crescita della comunità ed è più importante che risolvere il singolo problema. Direi che proprio questa è un po' l'ottica comunque che c'è alle base di scuole di periferie, mi viene da dire anche. Cioè imparare reciprocamente un po' l'amministrazione impara dai cittadini, i cittadini imparano Ma dall'amministrazione, come è stata strutturata no? appunto scuola di periferie, noi abbiamo sempre detto che c'è un livello, diciamo, territoriale, associativo, c'è un livello del municipio, noi puntiamo molto alla Andiamo. struttura dei municipi, all'interno dell'amministrazione della città, una struttura dei municipi che però rimane ancora una cenerentola come i consigli di zona in precedenza,
visto che anche l'attuale regolamento dei municipi del 2016 rimane un pochettino sulla carta, tranne la gestione del verde sostanzialmente, questo qui è la, ma del piccolo verde, è come se io in un appartamento, nella gestione di un appartamento, di che cos'è che avessi avuto in più come potere? La gestione del vaso con il basilico sul balcone. Allora è chiaro che è un pochettino più complessa la situazione. Allora o i municipi diventano degli organismi che portano una decisionalità, i cittadini si rivolgono al municipio, il municipio risolve, ma se il municipio è un altro portatore di istanze che poi deve rivolgersi a qualcun altro, diventa solamente uno snodo burocratico, punto e basta. Allora questo qui è il tema, e nello stesso tempo anche il livello comunale. Per esempio noi anche all'ultimo incontro che abbiamo fatto sul tema dell'abitare a Niguarda, proprio nell'ambito del test Niguarda per le periferie, c'è stata la partecipazione della Presidente della Commissione Casa, perché volevamo fare un focus proprio sul tema dell'abitare, come anche in altre occasioni sono venuti altri Presidenti di Commissione Consiliare, perché se non c'è questo collegamento, no, anche la modalità con cui approcciamo i problemi diventa slegata. E quindi uno sa un pezzetto, l'altro sa un pezzetto, l'altro non si ricorda. Invece sono tutte occasioni di incontro e anche di riflessione operativa. Dicevo prima sulla partecipazione degli ambrogini, comunque sulla partecipazione strutturale. Ogni sei mesi, se tutta una serie di realtà, che non è un ambito chiuso, ma anche qualificate, che sono rappresentative di un lavoro sul territorio, venissero chiamate a raccolta a dire la loro, no, sui temi, sugli andamenti, questo porterebbe proprio una ricchezza al processo decisionale, perché il processo decisionale alcune volte manca di tutta una serie di elementi, perché conoscere tutto non è molto semplice, e quindi si decide poi con le sommarie informazioni che uno ha. Invece avere proprio un riscontro sul territorio, perché poi alla fine sono tutte decisioni che ricadono sul territorio. Perfetto, allora siamo arrivati alla fine di questo nostro appuntamento. Io davvero ringrazio tantissimo Salvatore Capranzano, presidente del coordinamento del Comitato Milanese, nonché del Comitato Valsesia. Grazie mille di essere qui con noi. Grazie di averci portato una bella storia e anche di speranza, cioè comunque ci fa pensare che appunto questi comitati qualcosa riescono poi comunque a fare. C'è una bella dialogo con l'istituzione, quindi insomma ben venga questo tipo di cittadinanza partecipata e attiva, che insomma fa di Milano la grande Milano che noi piace tanto. Grazie dell'invito. Grazie mille davvero Salvatore, grazie Walter. Noi ci vediamo martedì prossimo con lo 61esimo appuntamento, in vista poi del con un altro ambrogino. Con un ambrogino, in vista poi appunto del 7 dicembre con gli ambrogini e il nostro Sant'Ambrogio. Grazie mille davvero, allora, e buona giornata a entrambi. Grazie. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento con Goodall Milano torna domani mattina, sempre qui alle 12:30 in diretta. Grazie mille, arrivederci.